Eccoci qua, care amiche ed amici, per un'altra trasmissione dal vivo. Qui il vostro Santen Chan, che beh, qua sono le 16:28, là dovrebbero essere o le 20:28. Oppure le 21:28. Chissà molte di voi che cosa stanno facendo in questo momento. È evidente che chi mi ascolta sta ascoltando la mia trasmissione, quindi almeno una cosa la so che sta facendo, mi sta ascoltando, ma l'ultima volta dal vivo mi ha ascoltato solo una persona. Quindi, come dire, tutte e tutti voi. Tutte e tutti voi che ascolterete prima o poi il mio programma e soprattutto tutte e tutti voi che non lo ascolterete mai, è logico che in questo momento non mi state ascoltando. E va da sé quindi che forse lo farete in un altro momento, forse no. E quindi un mio saluto a quelle poche persone che dal live mi stanno seguendo adesso. Ancora c'è sole? Sole forte e accecante, però fa freddo, faranno 10 gradi, 12, non ho idea. Adesso ho guardato nel mio cellulare e che sto trasmettendo dal cellulare, Samsung Galaxy Young 5360, e pensate bene. Pensate che fanno 9 gradi e sono le 16:29. In pratica porto già 2 minuti di trasmissione. Che dire, dopo il programma che ho fatto sul tradimento fatto da Tsipras del referendum, in realtà non è stato un tradimento. È stata una cosa pianificata, cioè magari è stato un tradimento, ma un tradimento pianificato. Non è lo stesso che un voltafaccia, perché lui voleva proporre cose più dure, di quella che è stata la troica europea. I Bilderberger, i Rothschild, i nordamericani. Ma sapeva che non poteva arrendersi, come i grechi dicono, di fronte alle richieste degli stranieri e delle banche straniere. Allora che ha fatto? Allora ha proposto un referendum per bocciare con un sonoro no tutte quelle proposizioni. E poi ha proposto il suo piano e l'ha fatto approvare per decreto. Quindi alla fine la sua idea inizialmente era: rifiuteranno i greci le proposizioni degli stranieri. Poi però con uno spirito revanscista e sciovinista nazionalista accetteranno le mie proposizioni. Invece la piazza non ha accettato le proposizioni della Troica, ma neanche ha accettato le proposizioni di Tsipras. E lui diceva: se votate sì, io mi dimetto. Invece hanno votato no e si deve dimettere perché la gente non lo accetta più, dato il piano che lui stesso ha proposto peggiore di quello della Troica. Come va il mondo? Con quante contraddizioni va avanti? Io mi ritrovo a trasmettere con questo Samsung Galaxy Young 5360 che mia madre mi ha comprato nel 2010, ah no, nel 2013, perdono. Mi ha comprato nel 2013 per
Però che tristezza. È rimasto piccolino. Vorrei tanto, non so, un iPhone 7, un Samsung Galaxy Note 5 Gear, un LG G4, un Sony ZL, mi sembra. Terzo, beh, qualcosa di mio. Addirittura mi accontenterei. Addirittura è buono. Un BlackBerry Passport, sempre meglio di questo. Quindi, come dire, se voi mi volete aiutare, voleste aiutare, guardate tutti i miei video in YouTube. Mettete like, metteteli fra i preferiti, fra i favoriti. Commentate e partecipate alle discussioni del mio canale. E così poi YouTube mi permetterà, dandomi qualche centone di dollaro, di accedere a dei buoni cellulari. Questo aumenterebbe la qualità delle mie radio programmazioni, perché adesso se l'audio è cattivo, è dovuto alla qualità del mio cellulare. Non ho sufficiente denaro come per comprarmelo il cellulare. E quindi vi ringrazierei a voi tutti e tutte se parteciperete del mio successo in YouTube. Mi piacerebbe molto. Poi, che altro dire? È che da molto tempo che faccio programmi per speaker. E sempre mi ha meravigliato come la gente mi segua ed ascolti le mie esternazioni, anche se io non sono un DJ e non sono un musicista. Non bevo caffè paulista. E non ho di cose da dire una lista, se no che improvviso ogni cosa. E mi piace come mi seguiate, veramente. Devo ringraziare tutti voi per la vostra fedeltà, perché incluso c'è stato un periodo di tempo nel quale non ho potuto nulla, nessuna radiotrasmissione, eppure siete rimasti iscritti nel mio radiocanale Sant'Enchan di Speaker. È molto encomiabile. Come dire, adesso mi verrebbe voglia di parlare della mia cara Casal Palocco, quartiere, anzi che dico, già cittadina, città di Roma, che si trova fra Ostia Lido e Euro. E quanti di voi non conoscono Casal Palocco? Che peccato, non sapete cosa vi perdete. È veramente un posto gradevolissimo. Pensate che ha avuto gente illustre, col dire che io stesso ho vissuto a Casal Palocco dai 2 anni e mezzo ai 30 anni, e quindi, come dire, deve essere stato un posto fantastico, se no io non ci avrei mai vissuto, capito? Quindi è stato un posto che ha ospitato e merita gente. Un posto incantato, un posto per gente veramente speciale. E vi raccomanderei a tutte e tutti voi, se avrete del tempo, di andare in pellegrinaggio.
in quella che è stata la mia casa, e che forse in un altro episodio vi rivelerò dove ho a Casal Palocco. Comunque, vi posso dire che si trattava della casa che stava dietro il cinema Drive-In, che adesso si chiama Drive-Out. C'è una piccola strada che credo che è lunga 1 o 2 isolati, non di più, che sta proprio dietro lo schermo del Drive-Out. Io ho vissuto lì ed è stata un'esperienza meravigliosa. Quindi, come dire, con 19 minuti di programmazione rimanente, io voglio sforare l'ora che ancora mi rimane da sfruttare in Spreaker, perché io sono disoccupato e quindi non ho denaro da spendere abbonandomi. Poi più in là cancellerò gli episodi vecchi e quelli che mi sembrerà il caso di cancellare, come per esempio gli auguri di Natale e di Pasqua e queste cose qua. Però per intanto voglio trasmettere ogni giorno perché il cammino si fa camminando e uno apprende ad andare meglio in bicicletta pedalando ogni giorno di più. Non si può rimanere senza fare niente, se no poi alla fine uno perde l'abitudine. Invece bisogna guadagnarla l'abitudine. Allora, non so se ci saranno degli interroganti, delle questioni che per voi sono rimaste ancora aperte, che non ho elucidato nelle mie trasmissioni, che non ne ho parlato a sufficienza. Beh, siete liberi di farmi delle domande sugli argomenti che riterrete più opportuno, delle cose che vi interessano di più e per le quali nutrite più interessi, perché mi piace scoprire un feeling con il mio pubblico. È una cosa che sperimento facendo i video per YouTube, che c'è un feedback, un dialogo tra me e il pubblico, che deve anche esserci in Spreaker, se no io continuo a trasmettere e non so se il mio messaggio arriva e a chi arriva, come arriva, dove arriva, eccetera, quando arriva. Invece mi piacerebbe che voi mi commentiate tutte le cose che vi piacerebbe ascoltare da me. Quali libri vi piacciono di più, vi sono piaciuti? Ecco, magari voi vorreste avere un mio commentario. Io magari ho le risposte che voi cercate, ma le dovete trovare, cioè domandatemi. Oggi inizia la settimana, oggi è lunedì. Almeno per molte tradizioni del mondo, per altri è iniziata di domenica la settimana, per altri ancora di giovedì e per altri di venerdì. Il tempo è un concetto, una nozione relativa. Non ha un valore assoluto. Siamo noi che diamo valore al tempo, anche se poi, il più delle volte, è il tempo che ci valorizza a noi. Infatti siamo come il vino, più invecchiamo e più diventiamo aceto. E quindi, come dire, quanti ricordi che ho di Casal Palocco? Che bel quartiere che è stato.